Camer, ristrutturazioni di interni. Via Aldo Moro 38, Sondrio. Nasce Bormio Schimo, una community che promuove il sviluppo e diffonde la cultura della montagna e del mountaineering, lo sci alpinismo. 10 fondatori guidati da Luca Martinelli, rappresentanti di associazioni e imprese competenti in materia. Una risposta a una disciplina sempre più popolare che debutterà ai Giochi Olimpici 2026 per giunta in programma a Bormio. Questo è uno degli aspetti che ci ha portato nel corso degli ultimi 3 anni a ragionare molto sulle dinamiche legate allo sci alpinismo e a creare e costituire questa nuova associazione. È emersa questa situazione proprio l'anno scorso, quando ci siamo accorti che con le aree sciabili e gli impianti di risalita chiusi per ovviamente la questione dell'emergenza Covid, tante persone si sono approcciate per la prima volta al mondo dello sci alpinismo. Per capire le delicate responsabilità e fare educazione, importante il confronto anche con Regione Lombardia, vista la nuova normativa numero 40 del 2021. L'intenzione è quella proprio di creare degli itinerari che salgano magari a margine delle aree sciabili, che permettano poi il rientro sulle piste gestite dalle società degli impianti, e per questo approccio abbiamo anche immaginato e pensato all'idea di creare uno ski pass. Il sodalizio coordinerà iniziative con enti, amministrazioni locali, uffici turistici per preparare un prodotto che oltre ai 350 itinerari naturali ne preveda altri battuti, segnalati anche adiacenti agli impianti di risalita e alle piste da sci. Prima andavamo a trattare con i vari interlocutori, sia i comuni e anche gli impianti, così, ma ognuno per conto suo, ogni gruppo. Invece abbiamo cercato di mettere assieme tutti in modo da portare a casa qualcosa di più. È necessario dare delle regole chiare e fisse che permettano a tutti di praticare lo sci alpinismo in modo sicuro e in tutte le sue possibilità che vengono offerte al nostro territorio. La società sci di Santa Caterina Valfurva fa da apripista introducendo lo ski pass ski alpa a 4 euro per raggiungere la zona di Plaghera. È una cosa sicuramente da cavalcare e da sviluppare e da migliorare, perché sono altri comprensori che sono più avanti di noi, dobbiamo adeguarci, anzi cercare di migliorare il prodotto, perché la conformazione delle nostre montagne e delle nostre piste sicuramente è un plus che molti altri territori non hanno. Il comprensorio di Bormio è una delle massime realtà al mondo tra itinerari, vivai giovanili e campioni come Robert Antonioli. Credo che sia fondamentale, soprattutto in questo momento in cui c'è tante persone che si approcciano, e anche noi come guide abbiamo l'esigenza di avere dei percorsi e di poter indicare dei percorsi alle persone che possono fruire in sicurezza e tutto l'anno tranquilla e anche in autonomia. Schimo non perde tempo: dal 16 al 18 gennaio al Forte di Oga, comprensorio San Colombano, gli Schimo Days per 50 aziende in cui attivare interazioni tra produttori, distributori, negozianti e progettare il futuro del mercato.